oggi è una giornata terribile. Guardate ragazzi, cioè lo dico solo questo: il mio naso è tappato e ho sprecato più di 500 fazzoletti all'ora. Vi state chiedendo cos'è quella cosa là dietro? Non lo so, ma sto male, dovrei farmi il letto. Invece ho deciso di mettere tutto su una sedia, come quando si fa con i vestiti. È terribile, poco igienico e molto da maleducati. Ma è una giornata per... terribile, non voglio fare niente. Ma sicuramente non è una delle più terribili, però si sta aggiungendo insomma alla collezione. Voi ditemi nei commenti qual è stata la vostra peggiore giornata in assoluto, e penso che oggi ne vivremo un'altra insieme. La visita, dai ragazzi, è una giornata impossibile da vivere, stancante insomma, però dobbiamo semplicemente andare a fare una visita a una persona, a una nostra amica. Insomma dai, ce la possiamo fare. Direi di iniziare. Dobbiamo cominciare a muoverci. Ok. Oh, guarda che bella musichetta. Dai, almeno nella situazione peggiore abbiamo una colonna sonora carina. Ah, io sono la casa di Hiro. Sono diventato il mio amico, però non mi ricordavo che avesse i baffi e fosse pelato. Allora, abbiamo un gattino sopra. Cosa posso fare? Niente, posso solo camminare avanti e indietro. Ah, ok. Immagino che devo schivare quel crack che voglia... Ok. Cosa? Signore, lei ha ucciso un buon uomo. Come si sente per quello che ha fatto? Ho solo schiacciato un granchio. Non ho ucciso nessun buon uomo. Guarda i granchi là a sinistra che piangono e mi accusano. Da quando hanno i diritti anche i granchi? Io lo sapevo che era una giornata terribile, ma lo sapevo. Pure nei giochi non mi va niente bene. Posso dire? Mi dispiace. Amico, non volevo. Cioè, insomma, era un granchio nella mia strada. Oppure se l'è meritato. Calmatevi. Forse è meglio dire... Cioè, già sono in tribunale. Diciamo che mi dispiace tantissimo. Beh, effettivamente dovresti essere dispiaciuto. Quindi andrai in cella. Cosa? Ci sto passando gli anni in questa cella. Quanti anni di cella mi sto facendo per aver ucciso per sbaglio un granchio? Ma guarda, guarda quanti giorni stanno passando. E io non potrò mai vedere la mia amica. Ho semplicemente fatto l'azione base di ogni gioco. Come su Super Mario che devi schiacciare i Goomba. Ma che cosa? Beh, sono riuscita a uscire dalla prigione dopo tutto questo tempo. Oh mio Dio. Guarda, mi hanno vandalizzato la casa. Solo perché, non ci posso credere, per un granchio, per quel maledetto granchio mi sono rovinata la vita. Quanti anni in prigione sono stata? Assurdo. Guarda, ma poi mi hanno conciato in modo bruttissimo. Io non ho quei baffi, Uffa. Ok. Speriamo che non ci sia nessun granchio nella mia strada. O adesso ho tipo la fobia. Ok, questa è la casa del granchio. Mi dispiace che effettivamente era una persona che aveva una casa. Mi dispiace tantissimo. Mi sento in colpa, lo devo ammettere. Però ormai sono una persona... Cioè, stanno facendo di tutto per farmi sentire una schifa totale! E mi stanno dicendo, vai via, non toccare il memoriale. Ok, forse potrei scusarmi oppure andare avanti. Beh, magari proviamo a scusarci. Mi dispiace tanto, mi dispiace. Ho fatto i miei 50 anni di galera. O che cos'era, il presidente dei crostacei, questo tipo? Ok, andiamo avanti, cos'è? La casa di giustizia, ok, dove poco fa mi hanno letteralmente rinchiuso per questo crimine. E sto continuando ad andare avanti, devo stare molto attenta a non schiacciare nessun stupido granchio. Oh, questa era la casa della mia fidanzata. Ok, sono arrivato. Ecco, e sono molto triste. Oh, però mi ha consolato. Sei stato perdonato. Adesso provo a camminare senza uccidere qualcuno. Ok, dai. È cominciato come una pessima giornata, però possiamo migliorarla, giusto? Quindi riproviamo. Ok, stiamo attenti a tutti. Non schiacciamo il granchio. Ok, aspetta un attimo. Cadiamo. Ok, salve. Ok. Non l'abbiamo schiacciato. Ma ce ne sono tantissimi! Come faccio a non ammazzarli tutti? Guarda! Permesso? Ok, posso stare qua? Ok, ce l'ho fatta, ottimo. Andiamo dritto. Scusatemi, permesso? Ok, ottimo. Ma è impossibile! Cioè, sono... come faccio a non schiacciare questo qui? È troppo difficile! Aspetta, 3, 2, 1... Fatemi riprovare. Sapete cosa? Mi ricorda una mia pessima giornata, tantissimo, dove praticamente ero così stanca, ma così stanca che stavo andando a scuola, ok ragazzi? E quello che ho fatto è addormentarmi sull'autobus. Boh, una cosa che, siccome io dovevo prendere l'autobus per andare a scuola molto distante, mi è sceso il sonno e quindi quello che è successo è che mi sono fatta una bella, insomma, dormita. So che non si dovrebbe fare, però dai, 5 minuti. Il problema è che non mi sono più svegliata alla fermata della scuola e sono andata a finire in un altro paese.
saltando così in scuola per sbaglio, non sapendo dove mi trovo. Riproviamo. Ok, ok, è stato difficile ma ce l'ho fatta. Adesso dobbiamo cadere nel punto senza farli schiacciare. Allora, calmi, calmi, dobbiamo essere delle brave persone. Ok, via, 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 via. No, 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 ok. Non voglio sbagliare momento. Non mi fa andare più avanti. Perché non mi fa andare... Si è bloccato tutto. Vi rendete conto che è così tanto pessimo la giornata che sto vivendo e che devo rifarlo da capo perché si sono bloccati i comandi. Oh, rieccomi. Allora, calma. Ok, via, vattene via. Ma non l'ho schiacciata! Non l'ho schiacciata! Ok, allora. La cosa più difficile della mia vita. Ok, via, saltiamo. Ok, così. Continuiamo. Qua siamo davanti al palazzo della giustizia. Manca poco alla casa della nostra fidanzata. Come faccio qua? Oddio! Come ho fatto? L'avrei schiacciato al 100%! Oh mio Dio, meno male. Avanti! Sono alla casa della mia fidanzata! Ce l'ho fatta! Ah! Ok, ok. Ottimo. Oh, perché? Ah, sei il miglior ragazzo! Oh, ho aggiustato la mia giornata, meno male. È stato un parto da schiacciare quei cosi, però sapete cosa? Vogliamo gli altri finali di questo gioco. Vediamo cosa succede se io, invece di, insomma, scusarmi per aver ammazzato il granchio, cosa succede? Ok, questa volta l'ho schiacciato volontariamente e un po' mi rilassa dopo tutto quello che mi ha fatto passare questo cavolo di granchio. Sapete cosa? Se lo meritava! Calmi! Wow! Che personatista che sei! Ti meriti proprio di andare in prigione. Ok, e penso che passerò di nuovo quella situazione dove niente, passo qui tutta la mia vita per sempre, semplicemente perché sono una persona molto esaurita. Ok, ma non c'è modo per scappare? Tipo dal cesso? No, mi sa di no. Comunque, a differenza di prima, adesso sono molto fiero. Prima piangevo, prima ero proprio triste della mia vita, adesso sono tipo, sì cavolo, se lo meritava proprio. Io sono una brava persona, stavo solo camminando nella mia passeggiata, ma sto passando ancora più giorni dell'altra volta in prigione. Prima avevo fatto solo la parete, adesso anche il pavimento e il cesso sono segnati come giorni. Assurdo. Signori, mi fate uscire. Ma pure so. Ragazzi, ma si sta riempiendo. Ora mi si riempie pure la faccia. Ah, ok. Però guardate, non sono triste, sono proprio fiero di me stesso, eh. Ok, la casa me l'hanno lo stesso rovinata, giustamente. Ok, andiamo qua. E qui ci dovrebbe essere tipo il memoriale che abbiamo visto prima. La casa. Ok, questa è la casa dei granchi. Ah, non dicono niente questa volta. E non voglio nemmeno scusarmi. Non c'è nemmeno più il pulsante. Vedete, anzi, se volete, vorrei proprio schiacciare anche voi. Oh mio Dio, sono la persona più cattiva su questa terra. Oh mio Dio, non ci posso credere che ho appena fatto questa roba. Ho pure schiacciato la statua del cracchio. Dio mio. Andiamo a casa della mia fidanzata, che non c'è. Dov'è la mia ragazza? È arrabbiatissima. Ciao, amore mio. Che... No, il gatto. Cosa... Almeno mi sei rimasto tu. Sei una persona veramente triste. Anche molto cattiva. No! No! Ok, facciamo una cosa. Ho un'altra idea questa volta. Adesso noi ammazziamo un crab. Ok. E voglio dire una cosa, perché mi sono appena accorta che io posso muovermi. Ok, sono di nuovo alla corte di giustizia. Ma io posso saltare. Posso saltare. Via, fuga, fuga. Ehi, ehi, ehi. Torna nella scatola, bro. Sono appena scappato dalla finestra. Ok, sei scappato. Sei libero. Ma a quale costo? Beh, sono libero. Basta, va bene così. Ottimo. Vediamo se c'è qualcos'altro che possiamo fare però. Ok, allora, mi sono appena accorta che posso letteralmente schiacciare qualunque cosa nel mio cammino, ok? A parte i granchi. Quindi, mi è venuta un'idea. Ma secondo voi io posso schiacciare le persone? Cioè, visto che posso saltare qua. Ok, scusami un attimo. Perdonami, vorrei fare un po' di parkour. Ok, scusa, posso salire? Un attimo, un attimo, un attimo, che devo salire di qua. Ah, sì che posso. Posso schiacciarti? Oddio, hai ucciso il giudice. Che cosa hai sbagliato? Oh mio Dio, oh, mi hanno appena bruciato. Sei una persona orribile. Ma ora mi viene un dubbio. Posso schiacciare anche tutti i granchi che sono lì nella platea? Quindi adesso lo vediamo. Aspettate un attimo. Allora, fermo un attimo. Ok, andiamo di qua, non scappiamo, non gli saltiamo sopra la testa. Ah, è impossibile andare dall'altra parte? Ok, proviamo un'altra cosa. Adesso dobbiamo riuccidere di nuovo i granchi. Sì, ragazzi, stiamo facendo un
uno sterminio. Però vi posso assicurare che è per una buona ragione. Siamo qui, ok? Adesso quello che facciamo è che ci scusiamo per quello che ho fatto, perché non volevo farla apposta, giuro, giuro, non è per sbloccare un finale. Ok, adesso io vado in prigione, passerò qua tanto tempo, in modo molto triste. Però dobbiamo fare un'azione diversa che abbiamo fatto da prima. Ok, sono uscito di prigione e la prima volta, vi ricordate cosa ho fatto? Ho chiesto scusa alla statua, ok? Questa volta noi non chiediamo scusa, perché siamo tristi, siamo degli uomini distrutti, che abbiamo passato la nostra vita tutto il tempo in carcere, e adesso siamo arrabbiati con quel granchio, perché noi non abbiamo fatto niente di male, vedete? Posso chiedergli adesso di scusarmi con apologize, no? E quello che farò invece non è scusarmi, ma schiacciarlo. Terribile, terribile. Però dovrebbe sbloccare un altro finale, ragazzi. Mi dispiace, ok? Io nella vita in realtà non sono così cattiva. È per completare il gioco. Ho già avuto una pessima giornata e voi la state semplicemente rovinando. E io l'ho rovinata a voi, va bene? Ok, non so se sto diventando pazza, ok? Col palazzo di giustizia non possiamo fare niente. Però andiamo alla fine e vediamo un attimino che finale ci rimane. Perché penso sia l'ultima cosa che possiamo fare qui alla casa della nostra fidanzata, che comunque già somiglia molto. Ok, siamo arrivati qua. Vedete, questa volta non la troviamo rispetto alla prima volta. Ok, io sono felicissima di vederlo. E lei mi caccia via, ovviamente. Ok, solo perché ho distrutto la statua. Ok, arriva il gatto, però questa volta mi accarezza. Sei una brutta persona, ma abbi un po' di simpatia come il tuo gatto. Va bene, ok, me lo terrò al mente. Questa era la visita, ragazzi. Io vi auguro una buona giornata, non una brutta giornata come quello che abbiamo vissuto noi nel video e il tizio del gioco, ragazzi. Raccontatemi le vostre esperienze nei commenti e noi ci vediamo in un prossimo video. E consigliatevi anche nuovi giochi da portare in questo canale. Ciao!